Grazie Eccellenza. Allora, intanto devo dire che questa istanza prosegue un po' nel solco delle precedenti istanze che hanno come tematica principale la cura del verde pubblico. Sono doppiamente contento di parlare di questa istanza per due motivi. Il primo perché, essendo residente e fruitore della Pineta già da piccolo, il fatto di poter parlare di questa istanza mi rende abbastanza felice, e dall'altra parte c'è anche un fattore che riguarda la mia presenza nella giunta di Castello di Domagnano per due mandati consecutivi. Infatti, come giunta di Castello abbiamo affrontato più volte la tematica della Pineta di Domagnano, ma purtroppo non siamo mai riusciti a trovare una soluzione di continuità. Anzi, abbiamo dovuto anche con mezzi propri, quindi della giunta, poter sostanzialmente sistemare la situazione per permettere almeno il passaggio. Allora, la Pineta di Domagnano, come sapete tutti, è una posizione sicuramente strategica, no? Perché è adiacente comunque alla scuola elementare e quindi sostanzialmente i bambini, cessata l'attività, possono recarsi tranquillamente all'aria aperta in una zona tranquilla e possono svagarsi per poi rientrare all'interno della scuola. Dall'altra parte la Pineta mette in collegamento anche il centro nevralgico di Domagnano e con il centro sportivo, quindi questo permette il transito dei bambini in zona sicura. Allora, gli istanti sostanzialmente fanno anche un elenco di attrezzature per le quali dovrebbero essere sostanzialmente attrezzate la Pineta. Mi voglio soffermare in particolar modo però sui lampioni. Infatti, se vi ricordate, ci sono stati purtroppo negli anni anche atti di vandalismo all'interno della Pineta di Domagnano, quindi è stato dato fuoco, diciamo, anche a diverse attrezzature che poi lo Stato ha dovuto ripagare, e quindi sostanzialmente trovare anche un punto luce in alcune zone potrebbe essere utilizzato un po' come deterrente per questi atti vandalici. Per quanto detto, sostanzialmente siamo favorevoli all'istanza. Grazie.